Ciao a tutti, sono BrevixAnaxia e in questo video volevo commentare con voi la quinta puntata di Game of Thrones. Se vi piacciono queste cose potremmo magari farle, se se le caga qualcuno più che altro. Che a volte credo di fare video fantastigliosi e poi vedo tipo un contatore e poche persone, quindi io capisco che non è che ve ne freghi più di tanto. Quindi volevo parlare con voi della quinta puntata della quinta stagione di Game of Thrones. Ovviamente se non vi volete far spoiler non guardatevi questo video. È stato un piacere, grazie mille, non fa nulla. E quindi iniziamo subito a parlare di questa quinta puntata, perché secondo me è quella un pochino più fritta. Santina, perché prima non è che sia successo proprio sto granché, l'unica cosa che mi ha veramente fatto è stata un po' più che altro una conferma, il fatto che Sansa è una sfigata. Porella, dai, è una sfigata, gli dicono tutti i colori, ogni volta che viene data un tizio è un malato di mente. Porella, io la capisco perfettamente, perfettamente Sansa, hai tutta la mia solidarietà. Parliamo subito della quinta puntata, che secondo me si riprende molto dei meccanismi, delle cose che c'erano nelle prime puntate, nelle prime stagioni di Game of Thrones, che era tutto Winter is coming, gente che faceva sesso a caso, e cose paranormali tipo sette dei, vecchi dei, nuovo dio, e tutte queste cose che man mano l'elemento paranormale era sempre un po' più sparito, diciamo, dalla stagione. Era molto tipo scacchiera, io muovo quello, lui muove quell'altro, casino, e gente che muore a caso. Invece mi è piaciuta di questa quinta puntata che si è tornata molto alle origini, cioè Jon Snow che ogni tanto fa Winter is coming, scene di sesso totalmente gratuite senza senso, ma soprattutto ritorna all'elemento fondamentale, ovvero il paranormale. A me piaceva molto questa cosa tra il del c'è magia, c'è religione, c'è roba tipo oh. Allora, iniziamo subito dal principio. Daenerys Targaryen non è la mia preferita di personaggi, ve lo dico, lo ammetto. La mia preferita rimane Cersei, la più figa di tutti. Gli altri due personaggi che mi piacciono tanto, anzi no, tre, sono Jaime Lannister. Mi piace anche tantissimo l'attore che fa il figlio pazzo dei Bolton. Mi piace tantissimo, da quando faceva Misfits io ero totalmente innamorata di lui. Quando l'avevo sentito che ascoltava i Joy Division ero letteralmente lì tipo sposiamoci. E poi a me piace molto Verme Grigio, quello là è tipo fantastico, io lo adoro. Diciamo che in genere i miei personaggi preferiti sono quelli che trovo più carini, più affascinanti. Boh, secondo me è il più figo, il più bello di tutti, secondo me, di tutte le stagioni, sì, forse è Verme Grigio. Jaime Lannister era più figo con il taglio di capelli che aveva nella prima stagione, che era molto principe azzurro, tutto biondiccio, invece adesso è meno chic quel taglio di capelli, fa meno principe azzurro che ha la riga e mezzo, quindi... c'è stata una piccola delusione da parte di... Vabbè, parliamo di Daenerys Targaryen. Lei all'inizio, per le prime stagioni, ha fatto molto la madre Teresa di Calcutta. Tipo, ciao, ciao, pace, amore, abbracci, mua, mua, mua. Man mano sta succedendo il casino, perché lì ovviamente tutti vogliono un pezzo di pane. Secondo me il suo personaggio sta un po' perdendo tanto, sia perché è un po' de buonismo, cioè proprio veramente, per favore, basta, sembra di star a vedere 30 ore per la vita con Lorella Cuccarini. Ma soprattutto, a me la cosa che non piace del suo personaggio, come si sta sviluppando adesso, è il fatto che lei non sa mai che deve fare, chiede a tutti, secondo te che cosa devo fare? Secondo te che cosa devo fare? E praticamente non sa mai che cosa deve fare, o lo chiede al vecchio, quello là che è morto, sta puntata, oppure sta lì a chiedere consigli al tizio che si fa, che è tipo uno schiavetto sessuale, però a livello pubblico è tipo considerato, sì, è il mio consigliere, sì, vabbè tesoro. Oppure ultimamente addirittura in questa puntata alla schiava, che non se l'è mai cagata, non l'ha mai presa in considerazione, ma gli fa, ma per te che cosa dovrei fare? Cioè, e quella là ovviamente gli dice, ma che te lo devo io? Quindi questa cosa del non avere veramente polso di Daenerys un po' l'ho trovata così. Mi era piaciuta molto la svolta in tipo vi uccido tutti, andate tutti a fanculo, morite tutti e io sono la regina. Però è durato poco e quindi dopo ciò c'è stato tipo un coso, si è ripresa. Secondo me c'è del cattivo in Daenerys che uscirà fuori, un po' tipo il personaggio di Arya, che all'inizio era molto baci, abbracci, fiorellini, sono una Starks tutta di un pezzo e poi adesso vuole uccidere chiunque. Un po' così. Io aspetto secondo me quell'evoluzione, io non ho letto i libri, quindi se avete letto i libri, È stato anche un piccolo colpo di scena il fatto che lei, capito, va là tipo io ti uccido, il tizio in ginocchio, poi va, vabbè, te sposo. E secondo me mo succede un po' il casino, perché c'è il tizio con cui c'è stava, che secondo me è tipo rodente di gelosia, fa come sposi lui e non me, e quindi andrà lì tipo caspa ad ammazza tutti, secondo me. Molto probabilmente queste cose non accadranno, ma è un altro discorso. Passiamo a Jon Snow. Jon Snow che sta diventando un po' lui la madre Teresa di Calcutta dalla situazione. A me ha fatto un po' una cattiva mossa, cioè nel senso vuole fare troppe cose, un po' ando voglio goglio, sì un po' di quello, un po' di quell'altro, alla fine non risolve niente. Vuole andare al nord, però un po' vorrebbe. Vuole aiutare i bruti, però non può. Vuole essere comandante, ma alla fine no. Alla fine non sa nemmeno lui che cosa vuole effettivamente fare e allora risulta un po' così. Secondo me è stata una brutta mossa quella della tentare di fare pace con i bruti, boh, secondo me fa una finaccia, lui si crede tanto sveglio, però... Stannis
Varys che sta diventando un personaggio figo, da tizio super sfigato che dice sono il re, nessuno se lo inculava, sta diventando un personaggio quasi interessante e per me è stata una grandissima scoperta. La Melisandre è un po' sempre così che gli faccio no, sei vergine, quella scena mi ha messo una tristezza perché sembrava tipo quelle scene di seduzione tristissime. Jon Snow che tenta per veramente con fatica di resistere e fa no, non posso. Sam è un personaggio che mi piace molto, però secondo me quel personaggio è troppo simile a Sam del Il Signore degli Anelli, ovvero il tizio un po' grassoccio che è la spalla destra del protagonista, fa tutto lui ma alla fine nessuno gli dà retta. Bravo Frodo, bravo Frodo, ha fatto tutto Sam, chi se ne frega di Frodo. Sam secondo me potrebbe essere una sorpresa se gli danno un pochino più spazio e gli danno più già il discorso gli ha fatto Stannis tipo ehi, tuo padre era un gran soldato, io ho detto ecco mo poraccio ammazza pure perché il padre ha fatto qualcosa. Invece no, Stannis è benevolo, è un re come si deve. E quindi la grazia di lui ha detto tu sei fondamentale. Cioè quello è considerato uno sfigato da tutti, solo Stannis è quasi più sfigato di lui e dice sei un grosso bro. Ma andiamo, secondo me Stannis ha fatto pure un po' una cazzata andare lì e dire vado al nord. Dove vai? Cioè siete tre persone, le vostre armi sono una bambina e tu moglie che è una matta. Cioè ma dove vai? Detto questo passiamo a Sansa. Sansa poraccia, va bene, una sfigata colossale. Ogni volta che crede di aver fatto la scelta giusta rimane sempre fregata in un modo. Il tutto semplicemente perché sarà invaghita in adolescenza di quel biondino. Cioè, ricordiamocelo, nessuno quanto lei ha pagato duramente l'infatuazione di gioventù. Quindi lei, insomma, un po' ci crede sempre che i tizi, bella Sansa, lei subito un po' con gli occhietti a cuoricino, però questo è matto, Sansa, no. Per me, il tizio matto dei Bolton, secondo me, ammazzerà il padre e la madre, perché ha detto, ma un figlio, è un maschio, quindi secondo me già sta lì lì col coltello, detto tra noi. Theon Greyjoy, detto Rick, secondo me ci sarà un'evoluzione, perché secondo me non è proprio fino in fondo cane. C'è stato tipo un piccolo risveglio nell'altra serie, se non sbaglio, che aveva tipo un oh mio Dio, sono Theon Greyjoy, nonostante non ho più il mio batacchio, ci sono ancora Theon. Però boh, cioè, sono ancora molto dubbiosa, io non so sinceramente che cosa vogliano fare, cioè adesso che lui gli ha detto vabbè è il tuo schiavetto Sansa, il caro Rick, come svilupperanno la cosa non lo so. Secondo me Sansa tipo ammazza, è veramente vai scendi per le scale Rick, pum, caccia nel sedere o fa rotolare per le scale, secondo me è una cosa del genere, si vendicherà. Io non vedo l'ora che Sansa diventa veramente una stronza colossale. C'era stata una piccola un piccolo inizio nella stagione scorsa, però io voglio veramente che diventa una vera stronza, tipo una Cersei. Vai Sansa! E per me la tizia che sta con il matto dei Bolton, secondo me vuole ammazzarla. Ho detto non vietà, sì, lo so. Però Sansa ha già capito e secondo me gli parte del gomito proprio così, pa, tipo wrestler. Brienne è tipo brava Brienne. Brienne a me sta molto simpatico. Anche il tizio che l'aiuta, che ancora non ricordo che nome abbia, boh. Pachok, no, Pachok è Neville Pachok. Insomma, il tizio che l'aiuta mi sta molto simpatico. Lui è molto buono, molto carino, molto caruccetto. Brienne è super Brienne, tipo va là da sola, riesce a uccidere mille uomini. Mi sta molto simpatico come personaggio. Passiamo ora a una delle cose che mi è piaciuta di più della puntata, che è Valyria. Boh, io i nomi non li ricordo, sono proprio negata, per questo io non posso leggere i fantasy, perché dopo 3 secondi mi sono dimenticato tutti i nomi di tutti i luoghi. Anche con Game of Thrones ogni tanto dice boom, buttano là un nome e io faccio ma che cazzo è ogni volta che iniziamo una nuova stagione, quindi non ricordo assolutamente chi siano. Poi scopro che è un tizio super conosciuto che c'è stato praticamente per tutti gli episodi delle precedenti stagioni e ho sputato in questo momento, non so se avete notato questa grazia, questa eleganza. Vabbè, come sapete ha visto il tizio che ci prova disperatamente con Daenerys, lei ha detto proprio por cazzo, ha rapito il nano dei Lannister, che io non ricordo, lo sbaglio sempre col padre, mi sembra che il padre si chiamasse Tywin e lui Tyron. Chiamiamolo Tyron. Tyron è stato rapito da lui, insomma sta lì e fa un po' rompicoglioni. Voglio bere, voglio lì, cioè sei uno schiavo, state zitto, ringrazio di te dare un'altra palata in faccia. Fanno sta scorciatoia, non si è capito il perché. In mezzo a questo passaggio che secondo me è fighissimo, è una città distrutta e se non sbaglio è Valyria, se non sbaglio, che secondo me è bellissima, ha una scenografia fantastica, mi è piaciuto molto perché mi ricorda molto Lara Croft quando andava in Cambogia, che è fighissimo. E lì incontrano gli uomini pietra e c'è Gilly che dice che gli uomini pietra, tipo due sorelle erano affette da questo morbo, erano diventate degli animali. E ho trovato molto affascinante queste figure che erano molto tra gli zombie, tra erano quasi esseri soprannaturali, così insomma, che prendevano super forza, non dovevano respirare.
sparare, saltavano, lanciavano, erano tipo dei goblin, non lo so, mi è piaciuta molto questa cosa. Però non mi spiego come mai Tyron non sia stato affetto dal morbo, invece Mormon là, come che si chiama, quello là, sì. Ho trovato un po' bruttarella la grafica che hanno fatto per far vedere il morbo, e sembrava veramente una cosa, uno di quelli, infatti, che faccio io per i miei video, tipo che prendo le cose, le incollo con Photoshop, no, con Photoshop, con iMovie, e faccio picture in picture e diventa sta cosa così cagosissima. Ma vabbè, lo trovo molto interessante come morbo, e quindi spero che attraverso il suo personaggio venga maggiormente approfondito e brrr, andiamo a vedere, a scoprire, perché sembrano veramente fighi. E quindi, secondo me, se in questa stagione c'è maggior soprannaturale, secondo me è più figa come stagione, soprattutto Winter is coming, una cosa che non dicevano da qualche stagione, eh? Vabbè, commentiamo insieme qui sotto la quinta puntata, e mi raccomando, se avete letto i libri non dite nulla di quello che succede dopo, perché noi siamo delle persone ingenue, non vogliamo leggere. No, ho provato a leggere due libri, però sono sembrati noiosi, ho preferito molto di più la serie TV, soprattutto perché non ricordo le facce, già non le ricordo quando dicono nome e faccia e lo vedo così per 20 minuti, figuriamoci se non lo vedo, cioè rimane persone, nomi, boh. Basta, questa era la mia opinione sulla quinta stagione, quinta puntata, Game 5! Vabbè, ditemi voi che cosa ne pensate, ditemi anche se vi piacciono questi video di commenti alla puntata, alcune puntate sono molto moscette, quindi possiamo lamentarci insieme nel caso. Ditemi cosa ne pensate, come si potrebbe svolgere, come si dice in italiano, sviluppare la questione, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Mi raccomando, non fate spoiler. Ciao! 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother...